nati nel 1937 come accessori di volo per riparare i piloti dell'aviazione. Infatti il loro nome deriva da Ray Raggio e Ben Schermo. Quest'anno i Ray-Ban compiono 70 anni. Fu il film Top Gun a lanciarli nell'Olimpo del mercato. Infatti, grazie a Tom Cruise, registrarono un incremento di vendite che superò i 20 milioni di paia in pochi mesi. Nacque quindi, più che un occhiale, un vero e proprio fenomeno di costume, che dagli anni 50 ad oggi non ha smesso di contagiare. Fu il modello Wayfarer il primo a spopolare nel 1952 e il suo successo lo decretarono i materiali. Infatti furono i primi occhiali ad essere realizzati in plastica, una vera innovazione che catturò anche l'attenzione di molte star della musica come Rolling Stones, David Bowie e Bruce Springsteen, che li elessero a veri status symbol dell'epoca. Intramontabile resta il modello a goccia, chi non ne possiede un paio. Nacque conciliando funzionalità, infatti la sua forma circolare segue perfettamente l'incavo dell'occhio e dando agli aviatori dell'epoca la possibilità di una vista panoramica, ed in seguito divenne anche prodotto unico di eleganza e carattere. Come non dimenticare Al Pacino, Gregory Peck, Robert Redford e Jim Carrey, icone di Hollywood che contribuirono a dare valore aggiunto a quell'occhiale che a distanza di 70 anni continua a conferire fascino ed armonia a qualsiasi volto.